Ciao a tutti, siamo a Swellendam in Sudafrica. Questa alle mie spalle è casa nostra e adesso vi faccio vedere dove si trova il ristorante. Tutto è nato da una vacanza che ho fatto per la prima volta con mia moglie Lina, che è sudafricana, in questo paese bellissimo. Per puro caso ci siamo imbattuti in questa cittadina che era Swellendam. Appena abbiamo visto l'edificio, il giardino, la natura circostante, abbiamo subito sentito qualcosa. Il prezzo del locale, che quindi comprende anche poi tutta la proprietà e le stanze, si è aggirato intorno ai 400.000 euro. Siamo qui dal 2017. Io e mia moglie Tina ci siamo conosciuti per la prima volta in Svizzera, a Lugano, ovviamente in cucina. Io stavo lavorando lì e lei è venuta perché in quel momento ci siamo ritrovati senza pasticcere. Poi da lì diciamo che è partito tutto. È una cittadina piccola, sono più o meno 8.000-10.000 abitanti. Alle nostre spalle abbiamo la montagna, poi siamo circondati da aziende agricole, fattorie, ci sono aziende vinicole. Il 90% dei vini che noi abbiamo in carta sono tutti vini della Robertson Valley, che è una trentina di chilometri da noi. Adesso vi porto nel ristorante. Vediamo chi c'è dentro. Nina, mia moglie. Ciao. Riusciamo a fare circa 20 coperti. Abbiamo uno staff composto da circa 6 membri. La giornata di lavoro è di solito sono 8-9 ore al giorno. Arrivando qui, mi sono dovuto confrontare con un'attitudine al lavoro un po' più rilassata, se vogliamo. Mi sono dovuto adeguare perché era giusto che fosse così, però cercando di far capire, di trasmettere ai miei dipendenti l'importanza di quello che noi facciamo tutti i giorni. Su TripAdvisor all'inizio di quest'anno il nostro ristorante era rientrato nella classifica dei ristoranti diciamo raffinati di tutto il continente africano. Ci eravamo piazzati al terzo posto. Preferiamo e vogliamo lavorare con prodotti freschi che sono disponibili sul mercato locale. Un piatto nuovissimo che abbiamo messo sul menù è il cannolo salato, all'interno del quale mettiamo una mousse di burrata. La burrata, come tutti gli altri prodotti caseari freschi, li prendiamo da produttori locali, che più delle volte sono italiani. La nostra clientela è abbastanza variegata, quindi abbiamo una buona parte di turisti europei o internazionali, ai quali però si sono aggiunti, soprattutto dopo l'inizio, lo scoppio della pandemia, anche i clienti sudafricani. Si può dire che ho iniziato a cucinare veramente da quando ero molto piccolo. Mia nonna era una cuoca straordinaria e per me la cucina era, diciamo, il mio parco giochi. La prima volta che sono entrato in una cucina vera e propria è stato nel 2012 ed era in un ristorante di Vibo Marina in Calabria, un ristorante che aveva già all'epoca una stella Michelin, si chiama L'Approdo. Qua io dall'inizio veramente ho subito respirato aria di casa. Le persone sono molto accoglienti. È importante capire il calore che la gente di qua riesce a dare, che a volte può essere fraintesa con invadenza, ma in realtà è solo voglia di farti entrare nella tua vita. E se tu capisci questo, poi ti senti totalmente integrato. Noi abbiamo due bimbi, uno 11 anni, quindi va a scuola, durante il giorno non lo vediamo molto, però c'è la piccolina di 2 anni e mezzo che appena si sveglia subito va a scorrazzare in cucina, quindi saluta tutti i membri dello staff uno per uno.
E a volte, quando non stiamo attenti, lei scappa e ce la troviamo qua in sala, che in mezzo agli ospiti, che intrattiene la sala.